Benvenuti a Foodie Hall. Oggi prepareremo una cacio e pepe. Una ricetta semplice perché in realtà gli ingredienti sono tre: il cacio, il pepe e la pasta. In realtà poi presenta alcune difficoltà che spesso la fanno risultare più complicata di quello che in realtà è. Il pecorino, il cacio appunto, deve essere questo pecorino, il pecorino romano, questo con la scorza nera, stagionato. Lo grattugiate per bene, deve essere polveroso, mi raccomando, e non a filamenti o a grani. Il pepe, se riuscite a grattugiarlo voi, a macinarlo, scusate, voi è ancora meglio perché il pepe appena macinato ha un altro sapore, eccolo qui. Se volete potete aggiungere per guarnizione qualche fogliolina di menta, nient'altro. Cominciamo però preparando qualche cosa che può essere d'aiuto nel momento in cui dobbiamo preparare una cena, all'improvviso arrivano degli ospiti e vogliamo comunque fare bella figura con una bella ricetta tradizionale. Prepariamo una cialda di pecorino da posizionare vicino alla pasta in maniera tale che questa pasta abbia un aspetto più interessante. Prendiamo un cucchiaino e andiamo a spargere, come a neve direbbero gli chef, il pecorino all'interno del coppapasta. E a questo punto inforniamo a 200 gradi, forno statico. Allora, il tempo in cui dovete lasciare il pecorino in forno è breve, sono 5 minuti, appena lo vedete dorato potete tirarlo fuori e utilizzarlo. Questa operazione si fa anche in padella, però io consiglio di farla al forno perché se avete più di un ospite, quindi 2, 5, 6 ospiti, potete preparare 5-6 coppa pasta, mettere in forno e in 5 minuti avete 5-6 cialde pronte per essere impiattate, a differenza della padella che richiede un po' più di lavoro e di estemporaneità, diciamo così. Vedete la doratura del formaggio che si è sciolto e ha creato questa cialdina. Lo lasciamo raffreddare un po' in maniera tale che sia perfettamente utilizzabile. Facile, veloce e di sicuro effetto. Abbiamo dell'acqua che bolle, aggiungiamo il sale, mi raccomando il sale una abbollitura, non prima, altrimenti ritardate il tempo di bollitura. Per quanto riguarda la pasta, io ho scelto degli spaghetti alla chitarra, potreste usare anche per esempio della pasta fatta in casa, viene benissimo con la cacio e pepe, l'importante è che sia della pasta acqua e farina, non pasta all'uovo. Mettiamo la pasta nella pentola, in questo caso avremo i 12 minuti o 14 minuti canonici per gli spaghetti alla chitarra. Quando mancano 6-7 minuti alla cottura della pasta, quindi quando la pasta ha già cacciato buona parte del suo amido all'interno dell'acqua, prendiamo dell'acqua di cottura, eccola qui, e la versiamo in una padella fredda. La padella non è sul fuoco, il fuoco è spento. Due mestolate d'acqua di cottura nella padella. La prima cosa che aggiungo io è il pepe, perché così il pepe lascerà tutto il suo aroma all'interno dell'acqua e l'aroma del pepe si distribuirà sulla pasta in maniera uniforme ed apprezzabile. Ecco qui, pepe nell'acqua calda. Dopodiché aggiungo gradualmente il pecorino grattugiato, non molto, la preparazione deve restare comunque piuttosto liquida, quindi non deve diventare una cremina densa ma restare un composto liquido. Possiamo aggiungere anche un cucchiaino ancora di pecorino qui, che è effettivamente molto liquido. Ecco, un paio. E continuiamo. La temperatura quindi dell'acqua si è abbassata drasticamente perché ha incontrato una padella fredda. È tiepida ma non è calda, quindi il pecorino non tende ad aggrumarsi e a formare quegli antipaticissimi, poco gustosi,
grumi di pecorino che non fanno al caso nostro. Ma non la scoliamo del tutto, lasciamo la pasta con un po' d'acqua di cottura in fondo. Prendiamo la pasta e la mettiamo nel nostro preparato di prima, che come vedete è piuttosto liquido. Cominciamo a mantecare. Facciamo in modo che grasso e amido comincino a creare la cremina che ci occorre. Cominciamo ad aggiungere il pecorino. Mi raccomando, la padella è fredda. Cominciamo a girare. Tutto molto velocemente, perché la pasta non deve essere caldissima, ma neanche fredda. Non ci resta che impiattare. Con pochi accorgimenti, come vedete, la cacio e pepe è condita con una crema di pecorino e pepe e non con grumi di pecorino. Vedete? Com'è cremosa? Bel nido di cacio e pepe. La nostra cialdina che abbiamo preparato in precedenza, e se volete una cima di menta. La menta, mi raccomando, è facoltativa, nel senso nel piatto tradizionale la menta non è prevista, ma ci sta molto bene. Come avete visto, gli ingredienti sono davvero minimi. È un piatto che potete preparare quando volete, anche con il frigorifero vuoto, basta un po' di pecorino, della pasta e del pepe. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima ricetta.